Ed eccoci qua, fra un po' alle 9:30 l'aula apre per commentare per il dibattito, perdonatemi, sulla mozione di sfiducia presentata, ce ne sono varie in realtà, nei confronti del ministro Bonafede per i noti motivi, insomma, non entro in questo. Mi andava di commentare rapidamente con voi il collegamento con Agorà. Intanto va considerato che in alcuni casi togliere la parola o dare poco spazio a una persona può essere non un atto di ostilità, ma un atto di, diciamo, di pietas, per utilizzare un termine latino. Indubbiamente quello che il dottor Giannini stava dicendo sul fondo di ripresa europeo era gravemente impreciso e quindi tutto sommato non consentendogli di replicare, sprofondando ancora di più nelle sabbie mobili della sua scarsa padronanza del testo che gli era stato chiesto di commentare da parte della dottoressa Bortone, è stato un gesto cavalleresco. Che però, diciamo così, non nulla toglie al fondo del problema. Il fondo del problema è che non si tratta di altro che di prestiti per lo Stato italiano. Prestiti che arriveranno tardi. Quindi, prima lo Stato si indebiterà con questo fondo di ripresa europeo e poi darà dei soldi, forse a fondo perduto, questo non c'è scritto, ma può anche darsi, ma nulla cambia perché arriveranno troppo tardi e anche perché come vi ho detto ieri alle agenzie di stampa, il testo è abbastanza esplicito sul fatto che al di là delle condizionalità macroeconomiche richieste dal fondo, che potrebbero comportare rimettere in discussione quota 100, rimettere in discussione il reddito di cittadinanza. Al di là di questo, il fondo sarà soggetto alle solite regole del bilancio europeo e quindi dal lato del percettore finale di fondi ci sarà la solita burocrazia da adempiere, con la solita solfa che gli italiani sono degli Untermenschen, traduco, dei sottouomini, che non riescono a utilizzare i meravigliosi fondi profusi a piene mani dall'Europa perché sono incapaci di riempire i moduli. La verità è che tutto il discorso dei fondi europei andrebbe un attimo rivisto per capire che tutto sommato noi non abbiamo un grande interesse a dare, diciamo così, 15 per riottenere 10, con in più aggiunta la condizione che dobbiamo spendere questi 10 nei campi che ci vengono indicati dall'Europa e facendo tutta una serie di bandi e sostenendo una serie di costi burocratici. E poi c'è l'ineffabile sottosegretario Todde, su cui io non voglio assolutamente infierire, non in absentia, massimo rispetto per il suo lavoro, però che lei quel lavoro non lo sa fare, l'ha detto lei, ha detto di essere sottosegretario solo da un anno e allora le spiego, perché io sono un presidente di commissione da 2 anni, che non ci può essere materialmente un passaggio parlamentare approfondito su un decreto di 256 articoli. E questo è il motivo per cui nella storia repubblicana questo decreto è un record. Non è mai stato fatto un decreto legge così grande. Grande nel senso di ingombrante, non grande nel senso di great, grande nel senso di large, d'accordo? E i motivi ve li ho detti in un altro collegamento, ma poi ci torneremo perché dopo io acquisirò la cartaceità. In realtà lo potrò fare fra qualche giorno, se ne sta occupando il collega Borghi, perché come sapete questo decreto è stato assegnato alla Commissione Bilancio Camera. I motivi per questa inutile, pericolosa e anche tendenzialmente, mi scusino i nostalgici, fascista farraginosità normativa, perché fascista? Fascista perché trasforma in re ipsa il Parlamento in un bivacco di manipoli che così sullo stallatico di fogli e fogli di carta non possono fare altro che bivaccare perché il tempo di leggere una roba simile non ce l'ha nessuno. Quindi i motivi di questo gesto intrinsecamente e stupidamente autoritario sono due: l'egemonia del MEF, cioè il fatto che, diciamo, cui tocca, diciamo così, siccome tanto devi passare da lì, tanto vale che fai un unico decretone che è una legge di bilancio,
e le divisioni interne alla maggioranza, che si estrinsecheranno plasticamente adesso in aula con il testosteronico giovinotto del contado che farà una sparata in cui farà fuoco e fiamme, tanto fumo e pochissimo arrosto, perché poi naturalmente è chiaro che avendo lui nei sondaggi una cifra, pensate che quello lì pensava di arrivare a due cifre, ma insomma ormai gli italiani lo conoscono, avendo una cifra in questo momento, essendo particolarmente basso, col fischio che fa calare, questo è il tema fondamentale. E poverino, anche lui, diciamo così, ha un istinto di sopravvivenza, ecco. Ah, forse anche intelligenza, io non discuto il valore della persona perché ha fatto anche una mossa tatticamente molto abile. Comunque sull'intelligenza si può discutere, sull'istinto no, l'istinto ce l'ha e quello sicuramente gli consiglia di non staccare la spina. Quindi tutta questa mattinata sentirete dire parole fondamentalmente, diciamo così, ahimè, sul nulla, perché nessuno prenderà atto del fatto che abbiamo un ministro inadeguato e che questo ci danneggia. Apro e chiudo una parentesi per dire che quando si parla di riforme strutturali, se ne parla troppo e se ne parla a vanvera, si dimentica la riforma strutturale fondamentale. Come vi ho spiegato, per esempio ci feci, diciamo, nei miei ultimi scampoli di vita da sinistra, un seminario, una scuola per dottorandi organizzata dal collega Re Alfonso in Basilicata. Fece una lezione su questo. La Banca Centrale Europea è molto precisa e molto fermale nel definire che cos'è una riforma strutturale. Le riforme strutturali sono tutte cose che mirano a schiacciare sostanzialmente i salari nel loro lessico. Quindi sono dal lato del salario, non tanto dal lato della produttività. In Italia la vera riforma strutturale sarebbe la riforma della giustizia, ma di questo nessuno ne parla, perché quando vediamo, diciamo così, che ciò che rende l'ambiente italiano difficile da vivere per gli imprenditori, innanzitutto italiani, e poi anche se vale per quel che vale, gli imprenditori esteri, sono le incertezze, le alee e la lunghezza dei tempi della giustizia. Chiaramente con un ministro così, che è il degno pandan di un sottosegretario che ha rivendicato di non sapere, ha rivendicato con orgoglio, ha detto: ah, io sono un ingegnere, quindi so che cosa vogliono le imprese. A parte il fatto che le imprese non sono un fatto tecnico, impostare in questi termini il tema significa fare un display, un'ostentazione di grande povertà culturale. Io lo dico con affetto, con per carità, con solidarietà, non voglio essere aggressivo. Le imprese sono qualcosa di più complesso della macchina che produce, cioè questo va capito. Ci sono nell'impresa in generale, ci sono relazioni umane, ci sono rapporti economici. C'è di più. Quindi, insomma, l'ingegnere giustamente si mette la sua tuta, prende la chiave inglese, va a avvitare i bulloni o va a disegnare le macchine che avvitano i bulloni, va tutto bene. Ma se stiamo parlando di passaggi parlamentari, rivendicare il fatto di non capire che il Parlamento questo decreto non potrà gestirlo e che quindi sostanzialmente, con un atto di arroganza senza precedenti, questo governo sta dicendo a noi che siamo i vostri rappresentanti e quindi anche a voi, o così o pomì, d'accordo? Ecco, rivendicare questo da parte di uno di quelli della scatoletta di tonno, dell'antipolitica, eccetera, eccetera, capite bene che è un gesto quantomeno incomprensibile incomprensibile in base alla loro logica. Io capisco benissimo che nel Movimento 5 Stelle ci fosse sepolta questa ansia totalitaria e questa deriva antiparlamentare. La democrazia diretta è questo, è voler eliminare il Parlamento. Quindi se uno che nasce per eliminare il Parlamento non è in grado di capire con la sua testa, che ha capito cose molto più complicate, secondo lei, da ingegnere, che un decreto di 256 articoli non può essere lavorato in Parlamento, io non mi stupisco. Nella mia logica questo è perfettamente coerente. È, diciamo così, il fascismo grillino che si estrinseca in una delle sue tante sfaccettature, il disprezzo verso il Parlamento.
rimango stupito sempre di come le persone riescano ad essere incoerenti con il proprio discorso. Questo mi stupisce sempre, no? Cioè, evidentemente o parlano senza ascoltarsi. Invito il senatore segretario. Ecco, il mio presidente mi sta chiamando. Vado a divertirmi, si fa per dire. E appunto sì, l'avvocato del popolo e l'ingegnere delle imprese. Andiamo a sentire che cosa dicono in aula. Vi lascio e poi con calma ragioniamo sul decretone. Arrivederci. Numero 218. Aperta la seduta alle ore 16:30.